quella ne è uscita secondo me bene. Il rammarico è non aver avuto a disposizione tutti i giocatori per poter riuscire a portare a casa i tre punti, perché sinceramente sapevamo che c'erano delle difficoltà, perché la Spal è un'ottima squadra, costruita bene, costruita per fare un certo tipo di campionato, ma l'Ancona adesso mi sembra, insomma, no, i ragazzi stanno bene, quindi hanno voglia di ottenere i risultati, sono motivati, li vedo a fare allenamento, hanno una carica incredibile, per cui il rammarico è non aver avuto a disposizione tutti i giocatori. Quali sono i meriti di Cornacchini nell'Ancona di oggi? No, non lo so, ma non mi interessano neanche, nel senso che mi interessa fare bene perché ci tengo personalmente, so che c'è la possibilità, si è costruito un gruppo, secondo me, di persone validissime che hanno voglia di ottenere risultati, e quindi lavoriamo per questo, per migliorare di domenica in domenica, cercando di poter fare il meglio, insomma, riuscire a ottenere questa salvezza il più presto possibile. Sabato al Conero arriva il Gubbio, è uno scontro diretto per la salvezza contro una squadra che è cambiata molto dalla Coppa Italia di quest'estate, soprattutto in salute adesso. È una squadra in salute, mi dicono, una squadra che ha giocato benissimo l'ultima partita con il Tutto Cuoio, una squadra che è cambiata molto rispetto alla partita di Coppa Italia. Ha inserito due giocatori di grandissima qualità in mezzo al campo, che sono Loviso e Guerri, quindi uno che calcia benissimo le punizioni, mi sembra che abbia fatto 6 gol su calci piazzati. Quindi ci vuole un'attenzione massimale, uno scontro diretto che non dobbiamo assolutamente sbagliare, ma dobbiamo essere equilibrati, non aver paura di giocare la partita, cercare di fare quello che si può fare, il massimo, insomma.